Hello gente, prima di iniziare il video ci tengo a dirvi che per fare ordine, perché almeno vi rendete conto a che giorno stiamo, è sabato 8, sabato 8 febbraio, non vedevo l'ora che arrivasse questo giorno e ho assolutamente bisogno di uscire, mi preparo con voi. Vi ho evitato la parte della base perché se no ci avrei messo 30 anni. Stavolta invece vi faccio vedere le sopracciglia. Anche perché qualcuno di voi me l'ha chiesto. Se vi interessa vi faccio un video a parte. Io non so voi, ma ho passato una settimana di influenza, ma di quelle tremende. Ma non perché mi ha preso in forma brutta, perché non si decideva a sfociare. Proprio adesso che ho iniziato il video si è annuvolato. Bene, fino adesso c'era il sole, adesso si è annuvolato, mi pare ovvio, mi pare proprio ovvio. A parte che sto ancora mangiando in bianco, una settimana che mangio in bianco. Adesso, dopo il problema intestinale, è arrivata la cistite. Penso che il mio corpo si è tranquillamente liberato di tutte le tossine possibili di schifezze e adesso chiede urgentemente schifezze. Se non intendo tipo chissà che cosa, cioè alla fine chiedo un piatto di carbonara, chiedo un piatto di cacio e pepe, magari carbonara di pesce. Sono schifezze? Non lo so, cioè ho bisogno di mangiare. Quindi niente, sono stata quest'arco di settimana chiusa in casa. Poi voi dovete sapere una cosa. Allora, nel precedente video, questo qui, a una ragazza, ovvero Simi Cullen, ho fatto presente che sto seguendo un corso. Sono molto contenta perché non è un corso qualsiasi, è un corso proprio specifico sul ramo mio, sull'ambito grafico. E sono contenta perché è una novità che sta entrando adesso e su Roma questa è l'unica azienda che tiene questo corso. Vediamo un po' se frutta, perché io... Oggi sono in vena di chiacchiere. Io l'unica cosa penso che chiedo è quello di riuscire ad andare a vivere con un ragazzo mio. E speriamo vada bene. Vediamo se riesco a trovare qualcosa. Anche perché sinceramente voglio lavorare, voglio andare a vivere con un ragazzo mio e non gliela faccio più. Non chiedo uno stipendione, cioè il massimo per vivere e sto bene così. Non mi pare che sto chiedendo la luna. E niente, quindi ho iniziato questo corso, sono molto contenta e poi era uno dei tanti regali che ho ricevuto per il compleanno e per Natale. Non ve ne ho parlato perché sono quei corsi che o partono o non partono e visto che non ero sicura, adesso però è partito, sono contenta. Io ci vado ogni sabato adesso. Voi direte perché oggi non ci sei andata? Il docente di turno sta male, quindi oggi è vacanza. Il sole. Eccolo. Quindi oggi giornata vacanza e visto che voglio uscire con il mio ragazzo abbiamo deciso di andare a Cola di Rienzo. Devo prendere una crema per il viso e devo prendere una maschera per il viso. Visto che allora a Cola di Rienzo c'è anche Savon, posso decidere se buttarmi o da The Body Shop o da Savon. Quindi vediamo un po'. È andato via il sole. E non ho mai provato le cose di The Body Shop, sono curiosa. Mi sono fatta una mangiata di telefilm, o per meglio dire, ho finito di vedere alcuni che avevo iniziato e che dovevo terminare. Ad esempio Spartacus, ci sono rimasta di merda come è finito, cioè secondo me è vero che alla fine doveva finire in quel modo, però sapete quando vi affezionate un po' ai personaggi e volete che finisca in un determinato modo? Invece qui è tutto l'esatto contrario. Poi ho completato di vedere, ho completato, cioè almeno qui in Italia, Scandalo, quindi Scandal, si ferma alla seconda stagione. La terza stagione inizia dal 10 di febbraio, quindi dopodomani, e se non sbaglio su Sky, se non sbaglio, devo dire che Scandal come telefilm non è male, però vi dico la sincera verità, due coglioni, che palle. Per chi non l'ha mai visto, passate avanti perché sennò vi rovino il film. Va bene che la trama può essere avvincente perché comunque parla del presidente degli Stati Uniti d'America che viene eletto, però si scopre che c'è una truffa dietro, quindi ha una candidatura non del tutto spontanea, non del tutto voluta. In poche parole hanno truccato le votazioni. Chi l'ha aiutato innanzitutto a candidarsi e a fare tutta la sua procedura politica è stata questa famosissima Olivia Pope. Dovete sapere che però tra Olivia Pope e il presidente degli Stati Uniti d'America c'è un intrallazzo, sì, dove però diversi intrallazzi che succedono in ogni puntata e dove in ogni puntata vi trovate sempre una trama differente che però segue la trama basica
quella principale, ovvero che non si deve scoprire che Olivia Pope ha questo intrallazzo col presidente. Può essere carina come idea e devo dire che comunque il telefilm è strutturato bene, molto bene. Olivia Pope è un avvocato di alto prestigio, va a difendere quelli che hanno i quattrini. Io non ho mai capito una cosa: se sta Olivia Pope alla fine decide di lasciare la Casa Bianca per non mettere i bastoni tra le ruote al presidente, per fare in modo che la moglie, tra virgolette, non denunci il marito, perché cazzo lavori ancora per la Casa Bianca? Cioè, voi andate a vedere che in continuazione i suoi clienti hanno sempre a che fare con la Casa Bianca. Ma che cacchio mi rappresenta sta cosa? Cioè, fatemi dire che la scelta del casting è veramente eccellente, perché... Riprendiamo il nostro amico Google. Chi fa Olivia Pope è Kerry Washington. Io l'ho scoperta tramite il film che ha fatto su Hamid, il re Hamid. Vi consiglio di andarlo a vedere se volete vedere un fatto storico. Non ve lo consiglio di andarlo a vedere se siete facilmente impressionabili, perché da che può essere bello, io vi assicuro, non ci ho dormito una notte, perché ci sono 2-3 scene che sono veramente forti, quindi preparatevi. E lei mi piace come attrice, la trovo veramente di una bellezza sconvolgente. Che io dico che una donna è bella, ce ne vuole, eh. Io purtroppo sono molto schietta, cioè ho chiuso delle amicizie perché sono proprio schietta. Io preferisco più una persona che mi manda a fanculo e poi mi offre il caffè, ma ci siamo chiariti, che una persona che mi manda a fanculo e poi tanto non mi vuole sta a sentire. Cioè, meglio non mandarli avanti sti rapporti. Molto molto bella come attrice e come persona, cioè è veramente bella. Ho scoperto che c'è Columbus Short. Allora, Columbus Short è un pezzo di figliolo. L'ho scoperto perché ho visto Stepping, dalla strada al palcoscenico, mi sembra che si chiama così, ed è un film che a me è piaciuto. Un po' questo genere tipo Step Up, Step Up 2, quindi di danza. Ve lo consiglio da vedere, è molto carina, molto semplice. Ha anche qualche valore, però Ve lo ripeto, è molto semplice. Devo fare un complimento enorme a Jeff Perry. Jeff Perry è un attore che io non avevo mai visto, e l'ho scoperto proprio in questo film. Praticamente farebbe il segretario, se ho capito, di Stato. E mi piace perché, a parte che fa il segretario di Stato gay, devo dire che come attore è bravissimo, è veramente bravo. Cioè, voi vedete in continuazione che il suo stato d'animo è contento, arrabbiato, amareggiato, felice, e ricomincia. È sempre in continuo, e uno potrebbe dire che coglioni questo, cioè sempre così, ma vi assicuro che c'ha una carica, e sono rimasta molto affascinata da lui. E devo dire che quello che mi ha lasciato un po' più così, il fatto che interpreti un personaggio che non si fa scrupoli di niente. In una puntata ha quasi mezzo rischiato di volere la morte del proprio marito. Mi ha lasciato un po' perplessa come personaggio. Come attore devo dire che è stato veramente qualcosa di eccezionale. Fra tutti è quello che mi è piaciuto veramente veramente di più. Ho iniziato anche un'altra serie, ve lo dico, Bestil, l'ho lasciato perdere. Manco 8 puntate, ho detto no, è una boiata totale. Ne avevo parlato su Instagram con Seribo. Io ti ringrazio, però veramente mi sa di una boiata totale. Io adoro quando trovo un film che va a creare una specie di rivisitazione di un cartone. Questa cosa è una cosa che adoro. Però quando si va a creare delle cose fantascientifiche, ma non perché il telefilm è fantascientifico, perché è veramente assurda la situazione, no, assolutamente no. Altro telefilm che invece ho iniziato a vedere di nuovo da ieri è Misfits. Ho sentito diversi pareri dove dicevano che infatti era un telefilm che valeva parecchio. Mi sono incuriosita e ho detto ok, iniziamo a vederlo. È fortissimo e mi sta facendo morire dal ridere. Quando si dice politicamente scorretto, cioè quel film dice tutto. Però dall'altra ti ritrovi, almeno per me, a tifare per una figura di giovane che non rispecchia perfettamente i tuoi valori. Lo trovo parecchio divertente, anche perché nella loro, diciamo, volgarità o mancanza di rispetto, non educazione, comunque vediamo sempre dei giovani che hanno delle mancanze, quindi c'è una motivazione perché fanno così. Però proprio perché hanno questi poteri si rendono anche conto che
per la prima volta gli è stata data una possibilità, quindi di riscattarsi. Quindi questa cosa mi è molto piaciuta, mi ha fatto veramente ridere. È molto divertente e tante cose le fa capire. Allora, io continuo a parlare di telefilm, però mi rendo conto che ogni volta, insomma, se vi piacciono, vi interessano, io ditemelo, perché magari parlo d'altro, anche se ne mi preparo che voi. Di che vi parlo? Ditemi voi di che cosa vogliamo parlare, anzi sarebbe carino, magari nel prossimo mi preparo con voi, mi dite voi di che cosa volete che parlo. Sarebbe interessante, invece di un mi preparo con voi, un convivo con voi, quindi sarebbe carino, ditemi un po' che altro. Voglio iniziare Breaking Bad perché ne ho sentito tanto parlare e sono curiosa di vederlo, anche perché il protagonista ho scoperto che è quello che faceva il padre di Malcolm. Se vi ricordate, era il telefilm che c'era su Italia 1. Quando ho scoperto che il padre in realtà faceva il protagonista in Breaking Bad, il padre è Bryan Cranston, cioè sono rimasta... Cosa? Non è possibile! Infatti ho fatto fatica a riconoscerlo. Va bene, allora, telefilm a parte, corso a parte, queste sono le mie sopracciglia, cioè io le faccio così, matita e correttore. Adesso ho preso la mia fidatissima Naked. Indovinate un po', sto seriamente pensando di comprarmi la Naked 3. Allora, ammetto che sono stata fino adesso a dire no, assolutamente no, non la comprerò mai, ma che ci faccio io con i toni rosati? Questa settimana che io sono rimasta immobilizzata a letto, un bel giorno mi viene la brillante idea di dire ok, io ho visto le review delle italiane, ma non ho visto le review delle americane. E sono andata a capitare proprio in questo video qui. Potete vedere l'applicazione di tutti gli ombretti contenenti nella Naked 3. Mi sono resa conto, grazie a quel video, che la Naked 3 ha il rosa di base, ma quattro cialde che sono rosa. Non è nemmeno quel rosa comunque che io mi aspettavo rosa. Mentre invece gli altri mi... Devo ammettere che mi sono piaciuti. Ammetto che forse ho troppo tirato le somme e accusato la Urban Decay di aver creato una palette brutta. Quando ho visto questo video mi sono rimangiata tutte le parole che ho detto. Io ho tempo fino al 16 di febbraio di usufruire questo sconto. Ci sto pensando bene. Sono tornati i miei. Sì, sto facendo un video. Non mi hanno sentito. E che altro dire? Ah, vi volevo ringraziare perché siamo arrivati a più di 3.000 iscritti. Che altro dire? Devo rispondere a Camilla Milanesi. Ti devo rispondere assolutamente. Mi sembra maleducazione, perché stiamo pensando di fare una collaborazione. Sono iscritta al suo canale, che è molto simpatica, mi piace il suo modo molto schietto, mi piace. Allora, io direi che finisco il trucco e ci rivediamo dopo. Ok, dicevo, alzo il volume della voce, anche se mi dà fastidio. Allora, questo è il make up. Volevo farvi vedere che avevo acquistato due nuove pen gloss. Questi della NYC 010 e il numero 031. Li testerò un po' e vi farò sapere. Ora, oddio. Ora ho questo. No. Cioè, no. Peccato, perché, allora, è questo bellissimo nude. Il problema è che se lo metto sulle mie labbra, che sono molto pigmentate, non so perché, sembra che si schiarisce. Ok, questo l'ho provato con voi in diretta, cioè io questo lo regalo. Dai, vi faccio vedere questo a sto punto. Allora, questo borgogna, questo è bellissimo, questo è veramente bello, mi piace, mi sa che rimango così per ora, quindi via, fammi i capelli. È quasi un vino, è come lo smalto, vedete? Manca a farla apposta, perché questo è quello di Shaka, quindi niente, io a questo punto vi saluto, aspetto la vostra sulla Naked, mi piace comunque confrontarmi con voi, fatemi sapere un po', io vi mando un grosso bacione e al prossimo video, ciao!